dei telegiornali detta da Di Pietro, pronunciata da Di Pietro, e paga pantalone. Ecco. Potrebbe però essere, ecco, comunque solo questo a beneficio del nostro pubblico, che spesso, sai, la gente è meno disinformata di quanto non immaginiamo. Non esiste nessuna commedia di Totò che si chiama Io pago, è una battuta detta in un film, punto. Io ho detto questo prima. Sì, hai detto commedia. Ah, perfetto. Quanto puntualizzo oggi. Francesco, quanto mi è una battuta detta in un film, giustamente. Si segna ricordo. Tutto, c'è il libretto, il taccuino qua, ogni cosa. E adesso è diventata il tormentone di Striscia Notizie, appunto, ogni volta che c'è qualche caso scandaloso da denunciare, di sperpero di denaro pubblico. Che attualmente, diciamo che, ecco, adesso il discorso, prima parlavi del fatto della gente più cattiva, forse c'è più attenzione adesso alla mediaticità in qualche modo? C'è più attenzione, scusa? Da parte del pubblico. A che cosa? Scusa, non ho capito. Faccio una domanda di riserva. Un aiutino. Rispetto a prima, c'è una maggiore attenzione rispetto alla prima di fronte all'esposizione mediatica, appunto, delle notizie? Delle brutte notizie, sì, diciamo. Brutte, parliamo soprattutto di quelle brutte, perché stranamente quelle belle non fanno notizie, appunto. Solo quelle brutte, chissà perché, si ricoprano e vengono enfatizzate. Sì, certo. Dicevo anche prima, per collegarmi al discorso che facevo, che la spietata lotta all'ascolto, all'audience tra le reti televisive ha generato una continua ricerca di casi al di sopra delle righe da proporre alla gente, perché la gente da una parte è assuefatta alle brutte notizie e che quindi in parte è indifferente, cioè resta più indifferente, sì, però al tempo stesso se dei fatti di cronaca hanno qualche elemento, qualche ingrediente un pochino particolare che li differenzia da tutti gli altri, chissà perché ci si buttano a pesce poi. Cioè, da una parte c'è indifferenza, quindi c'è una mamma che ammazza il figlio e confessa, non ne frega niente adesso, il giorno dopo è dimenticata. Una mamma che ammazza il figlio e non confessa, e allora gli fa scattare tutta una serie di morbosità, di curiosità, di situazioni per cui tutti ci inzuppano il pane, no? Questa è una grande minestra. I giornali quasi come un film adesso. Sì, comunque effettivamente negli ultimi tempi ci sono stati 3-4 casi, parlo degli ultimi 4-5 anni, dei casi veramente incredibili, cioè tanto li sappiamo tutti. Il caso di Erba è una cosa che è da raccapriccio, il caso di Erika e Omar, il caso Franzoni ed altri 3 o 4. Non dimentichiamo però negli scorsi anni, ai tempi di Jack Lametta, sicuramente ci sono sempre stati gli omicidi. Il caso del Canaro a Roma, che è stato forse l'omicidio più efferato. Sì, però si è identificato subito. Il problema, quando un caso si risolve subito, la gente dopo un po' se lo dimentica. Invece a tenere banco sono i casi dove c'è sempre un margine di dubbio e che in qualche modo genera due opposte fazioni, innocentisti e colpevolisti, e questo fa sì che proliferino tutta una serie di iniziative, di show, contro show, inchieste, dibattiti, dove tutti gli invitati, no, in questi salotti che a vario titolo intervengono, spesso gente che non c'entra nulla, che non ha alcun titolo per parlare e per sentenziare, però blatera a ruota libera in maniera del tutto incontrollata tutta una serie di teorie, una serie di ipotesi che non sono suffragate in realtà da nulla. Certo. E tutto questo ha una funzione molto pericolosa, quella di innescare nella gente una serie di reazioni a catena abbastanza inquietanti, no? Ma sicuramente. Non solo, ma anche il desiderio di emulazione, che è una cosa molto pericolosa. Perché io, è vero che mamme che hanno ammazzato i bambini ce ne sono sempre state. Però dopo il caso Cogne, guarda caso, c'è stato il caso della mamma che ha messo i bambini in lavatrice, quell'altra che l'ha soffocato con una busta di plastica, e poi c'è stato quello che l'ha messo nella bagnarola e l'ha affogato. Cioè, una cosa continua, non si era mai visto. Un'altra che se ne ha portati due nel lago, li ha affogati tutti e due. Perché secondo te ci sono dei casi? Perché giustamente io penso, sembra una stupidaggine. Chissà quante di queste mamme omicide hanno pensato, cioè vedi, la Franzoni sta su tutte le copertine che ha ammazzato un figlio, io ne ammazzo due e mi daranno ancora più spazio nelle prime pagine. Inconsciamente, sì, però ci sono dei casi che questi meccanismi salgono subito, rimbalzano agli onori della cronaca, e altri no. Per esempio, c'è stato un caso a Ostia Lido, Lido di Ostia, qualche, diciamo, meno 15 anni fa più o meno. Una madre presente ha trovato, almeno ha dichiarato di aver trovato i suoi due figli morti nella vasca da bagno. Pure. E all'epoca il giudice le ha creduto,
e praticamente è stata archiviata come una disgrazia. Dopo circa 2 anni, questa era una professoressa, mi sembra, di lingue, il marito di educazione fisica, qualcosa del genere, se non ricordo bene, perché poi abito non molto lontano di là, perciò ho vissuto in prima persona anche questo episodio, ricordo bene. E dopo circa 2 anni è morto anche un altro figlio, appena nato, aveva pochi mesi, nello stesso modo. A quel punto è stato riaperto anche il caso precedente e si è scoperto che questa madre aveva ucciso tutti e tre i figli. Mio Dio. Però perché questa notizia, per esempio, è uscita qualche giorno sui giornali, però non ha suscitato quella che è stata l'attenzione mediatica, poi della Ci sono una serie, ci sono una serie di fattori concomitanti, no? È come un film, perché un film ha successo? Ormai ti faccio questa domanda perché ormai sei quasi un criminologo, insomma, della celluloide. Perché il della celluloide. Un film piace e un altro no, cioè neanche piace, perché magari un film attira e appena esce manda la gente al cinema ed altri no. Sono una serie di elementi che in qualche modo colpiscono, uniti tra di loro, fanno una miscela tale che può o meno suscitare determinate reazioni. Certe vicende incuriosiscono, altre meno, ma è un fatto abbastanza insondabile, a volte, a parità di crimine. Poi ci sono, ecco, dei casi eclatanti che è inevitabile che se ne parli. Il caso del dei bambini, il caso di pedofilia di Rignano Flaminio, per chi ha colpito? Cioè, voglio dire, di della scolaresca, chiaro. Ma ci sono tre mamme di famiglia, poi che siano colpevoli o innocenti, noi non lo sappiamo. Però il fatto stesso che siano indagate, uno dice, oddio, allora io mando mio qualunque mamma pensa, dice, oddio, io mando mio figlio a scuola, mio figlio ha 2 o 3 anni, credo che stia in buone mani, invece possono succedere delle cose incredibili. È chiaro che ci sentiamo un po' tutti colpiti, no? E il caso Franzoni, per esempio, perché ha colpito tanto? Resta il fatto che io, voglio dire, non sono né colpevolista né innocentista. Mi riferisco, voglio dire, ovviamente a quello che è nelle cronache di tutti i giorni. Perché ha colpito tanto? Perché ogni mamma ha pensato dentro di sé, ma allora anch'io un giorno potrei, ammesso che la signora abbia ammazzato veramente il bambino, potrei anch'io avere un momento di follia, un momento di raptus, perdere un attimo la pazienza, magari ammazzare mio figlio, no? Come qualunque figlio pensa della propria mamma, oddio, mia mamma avrebbe potuto ammazzare anche me, no? E tu sai che all'uomo italiano tutto li puoi toccare tranne che la mamma. Quindi in un certo senso questo caso ha toccato dei tabù della famiglia, che riguardano un po' tutti noi, cioè tutte quelle cose che sono dentro di noi. E ecco, quando tocchi argomenti di questo tipo, magari è più facile che scatti questo interesse morboso, perché il discorso è sempre quello della paura che anche a noi possa succedere qualcosa di simile. Poi tu hai parlato del caso di pedofilia, poi ci sono tanti casi di pedofilia magari da parte di rappresentanti del clero, che magari vengono insabbiati dalla chiesa, dalla Santa Sede, e naturalmente non ribalzano poi agli onori della cronaca. E poi ci sono casi come il caso, per esempio, di Marcel de Gogliato, che è stato addirittura beatificato ed è stato accusato da circa 20 volte di abuso sessuale a danno dei seminaristi. Però Marcel de Gogliato, il fondatore del Legionario di Cristo, chiaramente ha creato una grossa congregazione plurimiliardaria, perciò direi proprio miliardaria, infatti, perché milionaria non parlo in termini parliamo proprio in termini di euro. E praticamente giustamente è stata insabbiata dall'attuale Papa Ratzinger, che è stato, allora era prefetto della Congregazione della Fede, l'ex Sant'Uffizio praticamente. Però adesso con questo discorso siamo un po' sconfinando. No, però è una cosa, io stiamo tengo tanto in un addirittura padre Marcel De Gogliato è stato fino anche beatificato, addirittura. Sì, perciò, però a rigor di verità bisogna anche dire questo, ecco, non è spettacolarizzazione ma è verità mediatica. Perciò ci fermiamo per un attimo, bene, perché magari vediamo se c'è qualche notizia di qualche prete pedofilo che è stato inquisito. Vai. è stato inviato a giudizio. Guardate, scusate, però sono argomenti un po' seri, forse andrebbero trattati con meno leggerezza. Sicuramente, ma io li ho trattati sempre molto seriamente.